Salve a tutti Den Davide, bentornati, anzi benvenuti in Mega Man Zero barra ZX o Mega Man Zero slash ZX, quello è il titolo corretto, Legacy Collection. Sì, sorprendentemente ho interrotto la maratona di Mega Man X per passare a questo gioco. Perché? Dunque, per prima cosa perché Mega Man X7 non è proprio un buon gioco e quindi preferirei giocare a qualcosa di bello dopo X6. Per seconda cosa perché il finale di Zero in Mega Man X6 porta direttamente a Mega Man Zero. Per terza cosa perché questa collezione è uscita ieri e io proprio sono stato felice. Sì, vabbè, connettiamoci. Quindi non perdiamo tempo. Allora, questa collezione include ovviamente 6 giochi, perché include i primi 4 giochi di Mega Man Zero, primi e unici, perché sono Mega Man Zero 1, 2, 3 e 4, Mega Man ZX e Mega Man ZX Advent. Allora, come vedete ho già messo la versione inglese americana, perché vorrei, giusto per vedere una cosa, se io vado a mettere la lingua in italiano, come vedete ci prendiamo i loghi orribili europei. A pensarci bene, voi non avete visto a quest'ora, a questo punto, il video di X7, perché io ho registrato 2 episodi di X7, però a questo punto pubblicherò direttamente questi prima, e dopo aver finito Mega Man Zero invece manderò gli episodi di X7, poi farò Zero 2, poi X8, finiremo così la maratona di Mega Man X e poi potremmo finire la maratona di Mega Man Zero. Allora, comunque, ritorniamo in inglese, così ci prendiamo i loghi belli. Abbiamo anche ovviamente la versione giapponese, quindi Rokuman Zero. Vedete lì il logo. Ah, strano, mi ricordo che in Mega Man X il logo in giapponese era scritto sotto e c'era scritto Rockman, la scritta grande era Rockman, invece qui è il contrario, di la scritta in giapponese Rokuman è quella grande e sotto c'è scritto Rockman Zero. Allora, quindi questa collezione include questa funzione Save Assist. Io non la utilizzerò per Mega Man Zero, però ve lo dico subito, la utilizzerò per Mega Man ZX perché migliora di molto il gioco per me. Mega Man ZX purtroppo è rovinato un pochettino da una scelta di design che è stata fatta e questa fu un'opzione la giusta. Comunque, ho perso abbastanza tempo, iniziamo. Un attimo solo. Utilizziamo magari questo qui. Mi assicuro giusto che le opzioni video siano giuste. Questo qui è il filtro, cioè il tipo di schermo. No. Un attimo, qual è lo schermo originale? Credo che questo sia quello del Game Boy Advance, quindi teniamo questo. Il tema di Zero da Mega Man X, sempre bellissimo. Qui abbiamo, certo potevano prendersi un carattere un po' migliore per fare i menu, cioè questo è proprio il carattere di default classico. Allora, iniziamo. Allora, quindi abbiamo questo gruppo di soldati
che vengono inseguiti da quei reploidi. E niente, questo è quello che sappiamo per adesso. Questo è Zero. Zero, che non è ovviamente uguale a come era in Mega Man Z, vabbè, in Mega Man X, perché ha ricevuto il redesign, potete ammirare lì a sinistra. Devo dire, questi i redesign nuovi di Mega Man Zero mi piacciono abbastanza. Ho sempre però preferito come era in X, con le gambe parecchio estese verso il basso, eccetera. Comunque, questa Ciel, quella che sta lì a destra, proprio potete vedere che è la stessa immagine, è un'umana, l'unica umana in questo gruppo di soldati che è venuto a cercare Zero. E quella Passi che ha lanciato contro di noi è il suo Cyberelfo, credo che potrebbe essere chiamato. Come vedete, ha risvegliato in questo modo Zero. E abbiamo il tema di Zero sempre di Mega Man X1. E questo mi piace. Dunque, Mega Man Zero. Qui potete vedere il nostro menu. Dunque, abbiamo un'arma principale, che in questo caso è il Buster Shot, che ho sentito chiamare anche a volte Z Buster. È il Buster Shot, non è il Z Buster, perché il Z Buster è un'arma di distruzione senza pari, e questo è un semplicissimo una semplicissima pistola. Noi possiamo settare i controlli come vogliamo, questo è sempre un bene. Questo questa configurazione fa schifo proprio incredibilmente, quindi cioè, cosa mi rappresenta il salto su cerchio? No, noi mettiamo l'arma principale su R1 e l'arma sub su quadrato. Perché vedrete poi, questa è una cosa che piace fare a me, mettere l'arma principale su R1 e sub su quadrato, però potreste anche fare arma principale su quadrato e sub su R1. Inoltre abbiamo la modalità d'attacco, Type A, Type B, Type C. Come vedete, qui dobbiamo tenere premuto quadrato più R1 per utilizzare l'arma sub, qui semplicemente premere quadrato per l'arma sub, e qui con quadrato cambiamo armi. Io uso il tipo B. Allora, sì, scusate se sono stato così tanto a parlare, però il gameplay di questo gioco è molto diverso da quello di Mega Man Zero X, cioè. Zero, come vedete, può scattare con questo effetto blu per qualche ragione. Possiamo ovviamente sparare ai nemici. Non ha ancora la spada, come avete potuto vedere prima. Però ha a disposizione delle ottime abilità di fuoco. Però noi dovremmo cercare di evitare che Ciel venga colpita dai nemici. Non per un discorso che può morire. Lei no, poi vedrete più avanti che non è vero in ogni caso questo.
però c'è una ragione. Qui abbiamo questi altri Reploidi, che sono, si chiamano Pantheon Hunter. Qui abbiamo una bomba che utilizziamo per distruggere. Abbiamo ottenuto un Cyber Elf. Poi vedrete cosa vuol dire questo. Ora io vado a fare una visitina lì sopra con delle tattiche da saltatore aereo incredibili. Se non doveva farsi colpire dalla bomba lì, però è capitato. Ditemi voi se credete che sia Ciel o Zero ad avere i capelli più belli. Per me è Zero. E Ciel viene presa da questo. Non so se si usa ancora il termine meccaniloide. Sì, si usa il termine meccaniloide in Zero. Però non so se questo conta come un meccaniloide. Diciamo di sì. Come vedete, lei ci dice che non possiamo danneggiarlo con il Buster. Evidentemente possiamo danneggiarlo, solo che il Buster non è proprio un'ottima arma, mettiamola così. Io evito senza problemi. Per fortuna non dobbiamo distruggerlo con il Buster, perché questa luce ci dà, guardate un po', la Zeta Saber. E quindi pronti, il taglio. Ed ecco qui che abbiamo finito. Mission completed. Questo era un golem, sì. È molto forte, come avete potuto vedere anche nell'introduzione, però non può fare niente contro Zero. Zero è proprio oltre il livello di potere della resistenza. Vabbè, lo vedete da pochissimo, tanto. Ciel è una scienziata. E questo è un transerver. Quindi io dico subito, torniamo alla base. Grado A, bene. Allora, questo gioco introduce il concetto di grado in Mega Man Zero, in Mega Man in generale. Sì, anche X7 aveva un grado, però questo gioco in realtà è del 2002, è uscito prima di X7, subito dopo X6. Non dipende dalle anime che raccogliamo come in X6, è proprio un'altra cosa. Come vedete abbiamo questi punteggi. Abbiamo Mission, che è l'obiettivo della missione. In questo caso abbiamo preso 14 punti su 20, perché in questo caso dovevamo evitare che Ciel venisse colpita dai nemici. Ovviamente è stata colpita. Abbiamo il tempo impiegato, massimo che può darci 20 punti. I nemici che abbiamo sconfitto 61, 15 punti è il massimo. Il danno 6 punti, 14 punti su 15. Le volte che siamo morti 0, quindi 15 punti su 15. Gli elfi che abbiamo utilizzato, quindi 0, 15 punti su 15. Totale 88 punti, quindi grado A. Nome in codice Sniper, cecchino, perché abbiamo sconfitto molti nemici con il Buster. Allora, e qui siamo nella base. Stavo dicendo appunto che questa serie è inventata dopo il finale di Zero in Mega Man X6. Mega Man X6 diceva che Zero sarebbe stato a dormire per 100 anni, e appunto c'è stato. Questo è 100 anni dopo Mega Man, dopo la fine di Mega Man X,
e il finale di Zero in Mega Man X6, che è dopo il finale di Mega Man X. Ve l'ho spiegato, la continuità è un pochettino strana, però ci si può arrivare. Allora, quindi, Ciel ci sta dicendo che X è praticamente diventato pazzo, perché sta cercando di uccidere dei reploidi alla fine innocenti. Allora, noi possiamo entrare nella stanza di Ciel se abbiamo un grado A e prenderci questo Cyberelf. Qui potete vedere la nostra lista di Cyberelf. Qui abbiamo Nuppi, che ci aumenterà la vita. Qui abbiamo Beyvoids, i cui proiettili provvederanno del backup. E qui abbiamo Stokku, che può stordire certi nemici. Il sistema dei Cyberelf in questo gioco purtroppo è ancora non fatto proprio bene. Perché ve lo faccio vedere subito. Allora, a parte che vi faccio vedere proprio una cosa che dobbiamo fare praticamente per proseguire. Ciel ci ha detto di parlare quando siamo pronti, però noi non siamo pronti, decisamente. Avrete notato che Zero possiede ancora un solo fendente con la spada e solo il colpo caricato al primo livello. Questo non è un bene per noi, perché la vedete quelle stelle accanto al nome dell'arma? Quelle rappresentano il nostro livello di abilità con essa. In questo caso noi abbiamo una stella su 4 al Buster Shot e una stella su 7 per la Z-Saber. Non ci piace questo. Quindi noi facciamo un salto all'Underground Laboratory. Sì, possiamo utilizzare questo Transerver per visitare le altre aree del gioco. Ah, come vedete Zero possiede un fendente di scatto molto soddisfacente da usare. Il salto a muro funziona sempre come prima, però in realtà il momentum che guadagna se noi saltiamo mentre stiamo scattando è molto più verso il lato che verso l'alto. Infatti, come vedete, ci mette molto più tempo a scalare il muro se noi continuiamo a premere X mentre sta scattando che se lo facciamo senza scattare. Allora, in questo luogo noi possiamo uccidere i nemici così in continuazione ed essenzialmente grindare per ottenere più livelli della spada. Potremmo farlo qui, potremmo anche farlo nel livello iniziale, però no, non fatelo, è una pessima idea. Tra l'altro il boss di quel livello è particolarmente difficile e vorrete affrontarlo almeno con la combo completa della spada, ma proprio almeno. Quindi adesso io farò giusto abbastanza per ottenere i tre pendenti e poi andrò a fare il primo livello, anche perché questo succede. Si vede subito che è il primo della serie e quindi non è completo, non ha delle meccaniche ancora pulite. Ripeto, questa meccanica delle armi che devono livellare, adesso avete visto quanto tempo ci vuole. Noi dobbiamo farlo con la spada una cosa come 7 volte per ottenere tutti i livelli, con il Buster una cosa come 3, che dico 7 volte, 6 alla fine, però anche con attacchi diversi, perché non è solo utilizzare la spada normalmente, no, dobbiamo anche utilizzare attacchi in salto, attacchi in scatto. Però vi faccio vedere anche un'altra cosa. Noi possiamo cliccare su Download Elf, però come vedete se io vado su Nuppi, che ci
che ci dà più vita, essenzialmente un Artank, lei, e sono gli unici Artank che otteniamo in questo gioco, non otteniamo gli Artank normali, otteniamo solo i Cyber Elf, ci dice che non è ancora cresciuta e quindi non possiamo scaricarla. Ora, vi prego di notare un particolare. Noi in questo momento abbiamo 328 cristalli dopo aver grindato abbastanza. Io vado a vedere Fidelf, che è quello che dobbiamo fare per farli crescere, e ci servono 750 cristalli per un Artank. 750 cristalli è tantissimo. Perché? Sì, 328 cristalli, però non c'è un solo Artank, ce ne sono 4. Aggiungiamoci più un altro Artank particolare che ne richiede 3000. Per ottenere la vita massima in questo gioco sono necessari 750 per 4, fa... ero pure fatto il calcolo tutto bello preciso, però fa 3000. Sì, 750 per 2 fa 1500, per 2 3000. Quindi tanti, ne servono tanti. Noi avete visto quanto ne abbiamo, sono 328 dopo un pochettino di grinding, abbastanza grinding. Quindi questo gioco, dimenticavate di ottenere tutta la vita perché ci vuole un'eternità, e ci sono pure i subtank, e sì, è vero, sono 3000, perché a pensarci bene io me l'ho fatto tutto il calcolo bello, perché i subtank richiedono 1200 energy crystal, pure loro sono cyber elf, e infatti sono 4800 per i 4 subtank, 1200 per uno, più 750, no, più 3000 per la vita, più altri 3000 per la vita massima, otteniamo 10800 cristalli. E questo è solo se volete la vita extra. Se volete pure quegli altri, che avete visto ci sono più categorie, questi in realtà non è che siano così tanto utili, io in realtà non li ho proprio mai usati, però se volete pure quelli, preparatevi a un bel po' di grinding, perché è necessario una cosa come 27000 cristalli. Quindi no, evidentemente c'era qualche problema in questo sistema, e infatti l'hanno aggiustato poi. Allora, andiamo a parlare di Raziel, basta perdere tempo, sono 23 minuti, mi sembra di star giocando a Mega Man X7. Allora, noi salviamo, Raziel salva anche i nostri dati, e dobbiamo andare a distruggere il centro di raccolta, centro di smaltimento, anzi. Certo, ci stanno queste ruote che io le ho sempre odiate. E che non fanno altro che creare problemi. Tra l'altro non so se la nostra... il potere della nostra spada aumenta man mano che guadagniamo più stelle. Non mi sembra, però potrebbe essere. Questo gioco, diciamo che le fa certe cose. Potrebbe anche essere che i Pantheon Hunter di prima avevano più vita. Allora, quindi qui abbiamo un Pantheon volante. Un attimo solo che voglio vedere se riesco. Centro preciso, altro che cecchino. Quello è un altro Cyber Elf che dovremmo stare qui ad aspettare un bel po' di tempo perché arrivi giù da noi. Vediamo se adesso ci è arrivato.
No, non ancora. Perché i Saber Elf sono lentissimi a cadere. Si può dire veramente che cadano, del resto fluttuano, volano. Quindi un attimo, cerco di raccoglierlo giusto per completezza. Mancato. Quindi da qui, no, sempre troppo in alto. Preso. Questo Cyber Elf è un'altra che ci aumenta la vita. Che, ripeto, ci piace avercelo, però non ci piace usarlo. Perché non starò qui mezz'ora a grindare per i cristalli. Magari mezz'ora. Ho calcolato che approssimativamente ci vogliono 80 minuti solo per ottenere i cristalli necessari per avere tutta la vita, tutta la vita e i sub tank senza l'ultimo art tank, quello particolare che ci raddoppia la vita direttamente. Allora, dai, continuiamo. Allora, credo che sia già evidente da adesso che questo gioco è molto più divertente di titoli come X-Ray. Certo, ci stanno un po' troppe spine per i miei gusti, però Integrates l'ha sempre fatto, oramai l'ho accettato. Pure su Azure Striker Gunvolt gli piace molto mettere le spine. Ah sì, questo gioco è sviluppato da Integrates, i maestri del platforming 2D. E noi siamo già al boss. Aztec Falcon, mandato qui da Harpuria, il guardiano. Sage Harpuria. Allora, qui abbiamo un limite di tempo. Per fortuna questo boss ha solo una barra di vita. Non abituatevici. Però abituatevi alla bellezza che state per vedere, perché io adesso sto per sconfiggere il boss e tagliarlo in due con la spada. Questa è la cosa più bella che io abbia mai visto. Veramente. È la mia parte preferita di questo gioco, tagliare in due il boss con la spada. Sì, lo so, sembro un pazzo quando lo dico, però è vero, cioè... è spettacolare. Qui invece abbiamo il Thunder Chip, il chip del tuono, che dobbiamo prendere prima di tornare alla base, perché è un chip elementale. Essenzialmente queste sono le debolezze di questo gioco. Non abbiamo più le armi speciali, ma abbiamo i chip elementali. Allora, qui abbiamo preso troppo danno e quindi il nostro grado è sceso a 78 punti, grado B, nome in codice uccisore. È soddisfacente, eh? Allora, quindi alla base. Ciel ci spiega un pochettino le cose, perché adesso è iniziato il gioco vero, essenzialmente. Noi adesso possiamo andare da lei e possiamo iniziare la missione, salvare o parlare. Iniziando la missione abbiamo la scelta di missioni. Io dirò solo di salvare, perché mezz'ora di video direi che va abbastanza bene. Abbiamo ottenuto l'unità di fuga che ci permette di, appunto, scappare. 11 minuti di video, magari 11 minuti, cioè, di gioco, mezz'ora di video, bah. E niente, che altro posso dire? Ah, che posso dire che questo gioco in realtà non ha solo una serie di livelli, ma proprio un mondo aperto, quasi.
aperto e più o meno esplorabile. Riconoscete questo posto? Sì, questo è il livello che abbiamo appena fatto. Sta proprio fuori dalla base. E possiamo sconfiggere i nemici. Possiamo raccogliere i cyber elf che manchiamo. In questo modo. Possiamo grindare per i cristalli. Avete visto? In realtà il laboratorio sotterraneo dove iniziamo il gioco non è accessibile a partire da questa mappa, ma solo tramite il transerver. Mi chiedo a questo punto come la resistenza ci sia arrivata, però immagino che loro abbiano usato il transerver. Le spine ci uccidono e noi facciamo game over? Questa è una cosa strana, vedete, questo gioco ha i retry chips, non sono le vite normali. Essenzialmente non vengono resettate al game over. Se noi facciamo un game over ci ritroviamo semplicemente con zero vite, e quindi morendo una volta sola facciamo game over e dobbiamo rifare tutto da capo. Cioè questo give up non cliccatelo mai, lo vedrete in seguito perché, però essenzialmente è una pessima idea cliccarlo. E poi possiamo semplicemente ricaricare i dati salvati, che è quello che dovreste fare ogni volta, salvare dopo ogni missione. Ho parlato abbastanza, direi. Questo è proprio il video in cui ho parlato di più in assoluto, credo. Sono dovuto stare a spiegare le meccaniche, perché dopo Mega Man X un gioco così è difficile da spiegare, non funziona allo stesso modo. Ma comunque, sì, tra l'altro abbiamo tutta una serie di bordi, abbiamo più bordi per gioco, infatti abbiamo anche questo, è bello pure questo, eh? Teniamo questo che c'è Zero con la spada. Quindi, per questo video è tutto invece, mi raccomando, se vi è piaciuto commentate, iscrivetevi, lasciate un like. Condividete il video, se il video non vi è piaciuto commentate comunque dicendo cosa non vi è piaciuto, che possa migliorare il contenuto, e noi ci vedremo nel prossimo episodio di Mega Man Zero. Ciao a tutti!